passione del beats, ma non è soltanto basket e strade, insomma, sono tante altre attività che sono possibili fare. Sì, quest'anno abbiamo voluto integrare un po' le attività della manifestazione perché abbiamo sempre più richieste, sempre più visitatori, quindi ogni anno cerchiamo di dare sempre un contributo maggiore rispetto a quella che è l'offerta che diamo ai visitatori. Abbiamo voluto aggiungere il beach volley, che è una novità di quest'anno, abbiamo voluto aggiungere anche una parte, diciamo, strettamente culturale, quindi dei workshop formativi grazie alla collaborazione con l'assessorato alla formazione e alle varie opportunità della Regione Campania. Quindi ogni anno cerchiamo di evolverci, di andare avanti, di fare nuovi investimenti per dare di più a questa città. Un vero e proprio villaggio, insomma, nello sport a strada, insomma, dal 12 in poi a Salerno. Un vero e proprio villaggio, ma la cosa che mi piace sottolineare è che è un vero e proprio villaggio sportivo, culturale, gastronomico, musicale, gratuito. C'è uno spazio, un festival totalmente gratuito, dove ovviamente chi vuole, il visitatore che vuole venire, può tranquillamente usufruire di tutti i servizi in totale autonomia, in totale gratuità.